L'associazione Viviamo Venosa, che ha organizzato i mercatini natalizi qui nella città oraziana, dobbiamo sottolineare, ha avuto veramente una idea originale, perché nell'allestimento ha coinvolto i residenti di alcune stradine dove appunto si svolgono questi mercatini. Abbiamo con noi il signor Martino, che ha dato veramente una mano a fare tutto questo. Insieme ad altri, perché loro sono stati bravi a coinvolgerci, noi residenti di questa parte del centro storico, e quindi ritenendo valido il progetto e di valorizzazione di questi vicoli, abbiamo partecipato con piacere a questa iniziativa. E ognuno di noi, oltre a dare un contributo all'associazione, ha allestito il proprio immobile, la propria casa, con lampade, con luci o altri tipi di allestimenti che però fossero consoni con quello che loro avevano proposto. Diciamo che questo è stato anche un modo per stare voi tutti insieme, per confrontarvi, per mettere giù, diciamo così, un piccolo progetto per come abbellire poi la strada. Anche, ma ha un'altra finalità questo progetto: far conoscere ai venosini quest'angolo di Venosa che purtroppo non tutti conoscono. Vero. E non tutti sono in grado di rispettare e hanno mai rispettato. Quindi è una forma di sensibilizzazione, quindi ha una doppia valenza questa iniziativa. Bella, attirare il turismo, credo, di zona, abituare i venosini al bello che hanno in casa e a rispettarlo. Ecco, soprattutto sì, a far conoscere, ecco, come dice lei, quei piccoli borghi, quei piccoli angoli dei nostri paesi che purtroppo sì non sono conosciuti, ma che veramente raccontano tanta bellezza e tanta storia. Lei adesso, girando per Venosa, troverà tanti angoli altrettanto belli, purtroppo abbandonati, dismessi, perché il nostro problema, com'è, che è un problema poi generale di questa regione e del Mezzogiorno è lo spopolamento, e quindi Venosa, al pari di altri paesi, conosce questa realtà che purtroppo andrebbe valorizzata al meglio.